Siamo con Fabio Gatti, ex calciatore del Perugia e attuale collaboratore di Sean Sogliano, direttore sportivo del Bari. Ciao Fabio e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, grazie a voi. Allora Fabio, presentati un po' ai tifosi del Bari che ti conoscono poco, spiegaci un po' di cosa ti occupi, qual è la tua mansione nella FC Bari? Presentarsi, collaboro con il direttore e cerco di dargli una mano quello che è il suo lavoro, che varia dai momenti dell'anno, quindi sicuramente vado a vedere partite e cerco di dargli una mano quando ha bisogno su questi periodi di mercato e basta. Beh, poi sto con lui, con la squadra e seguiamo le sorti del Bari. Come sai, stanno facendo molto discutere qui a Bari le cessioni di Castrovilli e Scalera. Secondo te era un'offerta davvero irrinunciabile o si poteva magari trattenere i ragazzi per poterli valorizzare meglio? Ma guarda, questo è un argomento che so che tiene banco a Bari, giustamente, però credo che sia un argomento che tratteranno, credo, sia il direttore che il presidente, che è giusto che sia così. Io ho la mia idea, chiaramente credo che i giudizi e i rumors siano, tra virgolette, forse anche giustamente condizionati dall'andamento della squadra, quindi dopo una sconfitta si guarda tutto in maniera negativa. Quello che posso dire è che sicuramente quando ci sono queste situazioni di mercato, la società, io parlo per il direttore, che comunque da anni che conosco, quindi so come lavora, valuta tutte le sfaccettature di un'operazione del genere, quindi sicuramente anche quella economica, anche quella che ha avuto più riflesso, ma molte altre, quindi si valutano gli aspetti tecnici, gli aspetti dello stato dei giocatori a livello di stimoli, lo spazio che hanno nella squadra, le prospettive, e credo che onestamente io credo che il Bari abbia fatto un'ottima operazione, non perché ha ceduto e ha incassato dei soldi alla Fiorentina, ma perché insomma credo che quando si valutano queste cose bisogna guardare bene a fondo. Io ho letto qualcosa, ho letto di paragoni con l'Atalanta. Io credo che una società come il Bari non si possa paragonare all'Atalanta, che da 20 anni a questa parte ogni anno investe dei soldi in strutture, in infrastrutture, in risorse umane del settore giovanile. E io credo che la valutazione di Castrovilli e Scalera vada fatta una valutazione molto più ampia. Gaetano e Giuseppe sono due ottimi giocatori con grandi qualità, sono 10 anni che sono a Bari, fino ad oggi hanno fatto qualche presenza, ma non erano dei titolari inamovibili di questa squadra. È arrivata una proposta di una società top in Italia che gli hanno prospettato un progetto diverso dal nostro, e credo che sarebbe stato non giusto chiudere questa porta a due ragazzi del genere. Come detto, sei anche un ex di lusso di questo Bari Perugia che si giocherà sabato prossimo, sei un perugino doc. Nella società umbra hai collezionato ben 87 presenze. Anche se c'è stata la gara d'andata, sarà un'emozione particolare affrontare la squadra della tua città, anche se con una mansione diversa da quella da calciatore? Diciamo di sì, nel senso che comunque Perugia per me è la squadra della mia città, e ho vissuto a Perugia non solo gli anni in prima squadra, ma 10-15 anni di settore giovanile, quindi ho amici sia all'interno della prima squadra, ma anche nel settore giovanile, magazzinieri, quindi ho sicuramente dei ricordi importanti. Tanti, però ormai le emozioni sono per la squadra per cui lavoro, quindi sicuramente sabato saranno avversari e vi saluterò benevolmente a fine partita se il risultato sarà positivo per noi, chiaramente. Perugia reduce dal pirotecnico pareggio col Cesena per 3-3, Bari che invece deve farsi perdonare la brutta sconfitta di Cittadella. Che partita ti aspetti? Difficile immaginarsi o aspettarsi delle partite, nessuno si aspettava la prestazione nostra a Cittadella. E Perugia è una squadra sicuramente giovane, che corre, che gioca bene a calcio, che ha un allenatore destinato ad arrivare presto in Serie A, ben organizzata, e verrà a Bari cercando di difendersi, ma cercando anche di giocare, di proporre, di ripartire. Quindi sarà una gara molto difficile per noi e speriamo di affrontarla nel migliore dei modi. Tornando alla gara di Cittadella, secondo te cosa non ha funzionato? Qualcuno ha parlato anche di problemi di condizione fisica. È stata una partita negativa, quindi parlare di un aspetto piuttosto che un altro, secondo me sicuramente il mister con i ragazzi la stanno analizzando. È stata una partita che ha deluso un po' tutti quanti, compresi noi, e credo che sia giusto sabato scorso aver voltato pagina e farà meglio la partita di Perugia. Come detto, sei il braccio destro di Sean Sogliano, il DS del Bari che sino ad ora ha messo a segno ben 8 operazioni in entrata, una vera e propria rivoluzione. Questo vuol dire che si sconfessa un po' quanto fatto nel corso del mercato estivo oppure no? Ma no, secondo me no, nel senso che come tutti ben sapete stiamo facendo noi un mercato riflettendo molto su quello che facciamo. Voi sapete bene che la nostra stagione è cominciata un po' in ritardo rispetto alle altre,
c'è stato un allenatore, poi un cambio di allenatore, quindi diciamo che qualcosa a livello di struttura di squadra, di organizzazione, di metodologia di lavoro è cambiato con il nuovo allenatore, e quindi di conseguenza abbiamo dovuto apportare delle modifiche strutturali che all'inizio dell'anno la squadra era programmata in maniera diversa. Abbiamo fatto degli interventi programmati, poi c'è stata qualche emergenza per la quale abbiamo dovuto, diciamo, tamponare, e sicuramente sono arrivati 6 giocatori nuovi, quindi sono tanti sicuramente, però c'è sempre parte, come diciamo prima, per essere di scadere di un ragionamento ben più ampio che si fa con tutte le parti della società, e sicuramente la cosa importante è, sappiamo che cambiando tanto ci vorrà del tempo per l'amalgama, il tempo ce n'è poco, sicuramente stiamo correndo qualche rischio, ma quello che si fa in maniera aziendale, con la buona fede di pensare di poter apportare le giuste modifiche alla squadra. Ma il mercato del Bari non si fermerà certo a Swagger, si parla di anche una punta e un centrocampista, i nomi di Tonev, quello più anche del croato Mance, i nomi più caldi, confermi una punta e un centrocampista ancora per fino a fine mercato oppure no? No, non confermo perché direi delle bugie, quindi stiamo lavorando, dobbiamo lavorare anche su alcune uscite, perché come ben sapete ci sono delle regole abbastanza ferre, quindi monitoriamo il mercato, mancano pochi giorni, quindi bisogna stare attenti a se capita qualche occasione, se capita qualcosa. Noi crediamo di aver fatto già abbastanza rispetto anche alle altre squadre, ma probabilmente, ripeto, dipende un po' anche questo dai risultati. Insomma, mi sembra che sia passato quasi inosservato anche l'arrivo di un giocatore come Floro Flores, che credo che pochi potevano immaginare di un giocatore del genere potesse accettare la Serie B, quindi noi dobbiamo rimanere lucidi e cercare di portare a termine questo mese nel migliore dei modi, possibilmente portando a casa anche 3 punti, che poi da partire sono le cose più importanti. Da ex centrocampista, secondo te al Bari serve un calciatore di qualità in mezzo al campo oppure no? No, io credo che il Bari abbia giocatori di qualità già in organico, perché Bascia è un giocatore di qualità, perché Saltano è un giocatore di qualità, perché Sedera è un giocatore di qualità, quindi il Bari ha già giocatori di qualità. Per quanto riguarda il mercato in uscita, come hai detto prima, in bilico le posizioni di diversi calciatori, Romizzi, De Luca e Fedato su tutti, credi che potranno lasciare Bari? Gli ultimi due tra l'altro non si stanno neanche allenando più a Bari. Ma non è una questione che sono in bilico, ci sono, come ho detto prima, c'è una programmazione, diciamo che alcuni giocatori hanno manifestato di voler cambiare aria, alcuni giocatori, visto questo cambiamento strutturale da parte che c'è stato col cambio d'allenatore, purtroppo non rientrano più nei piani tecnici della società, quindi noi con molto anticipo abbiamo comunicato queste cose qua. Adesso vediamo, il mercato non è semplice, nessuno è in bilico, cioè il calciatore non ha diritto di creare un contratto, quindi se troviamo la soluzione giusta sia per la società che per il giocatore, sicuramente è probabile che qualcuno cambi aria. Se non ci danno le giuste condizioni potrebbero anche restare. Sta facendo molto discutere una notizia che rimbalza da Avellino, che vuole da Prelà vicinissimo alla società irpina. Confermi questa notizia? No, sono state delle chiacchiere di mercato con tante squadre, però ad oggi non è una cosa così concreta. Ultimissima domanda per te: nei giorni scorsi si è parlato di un tuo viaggio all'estero, ovviamente per conto del Bari, qualche calciatore sotto la lente, ovviamente non puoi farmi dei nomi, però si muove anche il mercato estero? Il mercato sta finendo, ragazzi, si muove poco, mancano pochi giorni, quindi vediamo partite in Italia e all'estero come consuetudine, come deve essere, però vediamo, dai, mancano pochi giorni, quindi non credo ci saranno grossissime novità.